Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Gianluigi Leoni. E benvenuti o bentornati, questa è Vacanza alla Radio, il programma radiofonico in onda ogni mercoledì dagli studi di Radio Vacanze con la grandissima squadra che non si cambia, Maria Grazia Sartirana ai microfoni da Milano, Enrico Muccitelli regia, Pino Forestiere il nostro sommelier e poi ovviamente il direttore mega galattico Vincenzo Di Guida da Napoli. Dunque grande squadra che ormai come ci hanno ribattezzato i moschettieri della radio, ragazzi. Dunque una cosa veramente, un titolo che noi non ci aspettavamo, però insomma fa anche piacere trovare un po' di simpatia, un po' di allegria anche nelle piccole cose. Stasera con Maria Grazia Sartirana ci divertiremo un po' a raccontare la Val d'Aosta e soprattutto insomma ecco questa grande montagna che c'è, il Monte Bianco che ci guarda, insomma, no? È una delle cose più belle che secondo me abbiamo. Io quando lo vedo comunque freddo, per carità di Dio, io e la montagna andiamo su delle cose diverse, ma insomma la bellezza si deve riconoscere. Un territorio che comunque, nonostante la sua piccola dimensione geografica, ha tante belle cose da vedere, da assaggiare. Sicuramente il nostro Gaudenzi avrà scoperto qualche cosa di buono da mettere sotto i denti. Poi ci sarà Pino che racconterà appunto i vini del territorio. Bene, io direi di non perdere altro tempo e andare a parlare con Maria Grazia Sartirana, che sicuramente è in ascolto, la nostra blogger. Vedete che rimarrete stupiti da quanto abbiamo trovato in una piccola regione. La regia sta chiamando Maria Grazia, sentite appunto lo squillo, è in diretta con noi per la puntata 247 di Vacanze alla Radio. Maria Grazia, la nostra blogger che scava tutto. Pronti, ciao, eccomi qua, ciao zio, ci sono anch'io, come sempre. Beh, direi proprio di sì, che non si può non sentirti, insomma, ecco, via. Assolutamente. Quando entri in diretta tu è sfiata le trombe, Turchetti. Che bellezza ritrovarci ogni mercoledì a parlare della nostra bellissima Italia. Ma ti rendi conto che abbiamo fatto una solo di Vacanze alla Radio sono 247 e va bene, ma il nostro speciale delle regioni d'Italia sono più di 40 puntate, ragazza. Ma mamma mia, esatto, considera che abbiamo cominciato proprio all'inizio della pandemia, quindi ormai l'anno scorso e di volta in volta, e ne avremo ancora per un paio di mesi, credo, finiremo intorno al 20 marzo. Ma zio, mi sta chiedendo Gaudenzio, ma poi cosa facciamo? Ritorniamo da capo? Perché comunque è vero che noi tocchiamo tutte le città, tutti i paesi, no, tocchiamo tutte le regioni e alcune delle città, ma non tocchiamo proprio tutto, quindi in effetti di una regione c'è tanto da raccontare. Avremo modo un po' di tornare qualche speciale, qualcosa, poi continueremo a toccare il mondo, perché poi si aprirà la stagione estiva. Ricordiamo che Jumbo Group, che ci sta salutando dall'altra parte, ha già smontato la sua attrezzatura e tornerà. Ciao Jumbo! Ti ha detto ciao. E come si dice, abbiamo accennato anche al fatto dei single. Enrico ha parlato della sua trasmissione che partirà l'8 febbraio, Viaggio e Scatto. Dunque, materiale sicuramente alla radio non manca mai di parlarne. Dunque, sì, sicuramente parleremo ancora di altre cose, ma abbiamo ancora davanti più di 10 puntate, insomma ce ne sarà da raccontare. Allora noi stasera, ecco, io zio ti volevo anche dire una cosa, zio, sono il Gaudenzio e tu lo sai che io faccio parte del regno animale. Qua bisogna dire anche agli operatori dove possiamo andare noi con i bipedi. Eh sì, perché il cane non ha mai portato via un portacino, come diceva l'albergatore. Cane, gatto e geco magari, insomma, visto che ce n'abbiamo uno in famiglia, mi sembra il minimo. Ad esempio, io voglio una quotazione tutta per me. Quotazione geco. Va bene. Allora, Maria Grazia, cosa ha scoperto della nostra bellissima Val d'Aosta?
Allora, beh, la Val d'Aosta è il comune più piccolo d'Italia, la regione più piccola d'Italia. In effetti ho detto comune perché ha un unico comune che è Aosta. Talmente piccolo il territorio che di comuni ne ha uno solo, indipendentemente da. Il Monte Bianco da sempre è motivo di discordia, chiamiamola così, anche bonario, tra noi e i francesi e gli svizzeri, perché c'è chi dice che è la punta è loro, c'è chi dice che la punta è nostra. Fatto sta che l'ultimo rifugio raggiungibile è nostro, è solo italiano. Adesso fate come vi pare, no? Io però... Esatto, però fino al rifugio è nostro, punto, ed è il rifugio più alto d'Europa. Si chiama la Capanna Margherita ed è a quota 4.554 metri. Ovviamente dedicata alla nostra grande regina, insomma una delle poche buone di Casa Savoia. Esatto, esatto. Grande infatti ti dico, è sempre stato talmente conteso questo confine che proprio da questa capanna, da questo ultimo rifugio, si diceva che si poteva dormire con la testa in Svizzera e con i piedi in Italia. Hai fatto metà e metà, insomma. Esatto. Sono molto contento. Esatto. Poi c'è come sempre, come tutte le regioni, come tutte le città, c'è una creatura leggendaria, no? Un po' come nel Centro America esiste questo Chupacabras, da noi esiste il Daku, una creatura leggendaria. Il Daku è un camoscio, un tasso, una volpe, c'è chi dice che è un incrocio tra tutte quante queste razze. In realtà ha la particolarità di essere comunque un animale, un cervide si chiamano così, comunque quegli animali che sono camosci, caprioli, cervi eccetera, e pare che viva appunto sulle montagne della nostra Aosta e abbia una parte del corpo con gambe più corte. Queste gambe più corte gli consentono ovviamente di stare molto bene in equilibrio su il pendio della montagna. Peccato che deve fare sempre il giro della montagna sempre solo da quella parte, perché sennò si sbilancia. E pare che in effetti l'unico modo che tu abbia per attirare la sua attenzione è metterti dietro di lui e fischiettargli come si fa con qualsiasi animale, e il problema è che quando questo si gira perde l'appoggio sulle zampette più corte, rotolando rovinosamente, sostanzialmente. C'è chi fa queste figure tutti i giorni. Non lo so, io adesso voglio vedere chi mi proporrà un bel tour sulle montagne di Aosta alla ricerca del Daku. Ecco, bravo. Perché chi l'ha vista prima? Alla ricerca del Daku. Senti, ma prima che andiamo avanti col programma, ci scordiamo di salutare qualcuno, no? No, io direi che un saluto alla nostra Elena, potentissima, che sta facendo un lavoro di ricerca certosina, e di conseguenza è meglio che la salutiamo. Ce la teniamo buona. Vero zio, benissimo, direi di sì. Ciao Elena! È grande che ci dà veramente una grande mano. E, no, io devo dirti che invece voglio salutare i miei amici della pagina Facebook di Y10, che sono stati carinissimi e e con loro proveremo a fare questo programma Io Viaggio in Y10, vediamo un po' che ne viene fuori. Intanto la nostra cucciola è venuta da Roma, da Novara è venuta a Roma e adesso se ne tornerà a Milano, dunque vedi, no? Caspita, da che roba è diventata, è diventata la cucciola non più di Gianluigi, ma la cucciola di Enzo Bollati, il titolare della fabbrica delle biciclette, quella appunto di Milano. Dunque, così passiamo da Area 51 e tutte le stramberie degli agenti di viaggio alla stramberia del viaggio in X, ovvero X. In Y10, sarà una bella risata, questa sarà X, veramente XY, vabbè, comunque questa è una realtà. Io comunque la Val d'Aosta ovviamente... va vista anche in tutte e due le stagioni, no? Quello famoso sceneggiato del commissario, ti ricordi quello che ha fatto come si chiama l'attore famoso che era stato trasferito da Aosta, no? Quasi per punizione, alla fine si trova meglio là che a Roma, in poche parole, no? Certo, comunque... perché alla fine si ha
Io, come dicevi tu prima, anche per me l'idea della montagna, io come tu sai, noi Giochino Famiglia passiamo le nostre estati in montagna, sull'altro versante di cui ne parleremo più avanti, ma perché ci piace camminare, ci piace comunque la montagna estiva. La montagna invernale, ahimè, il freddo la fa da padrone e tu sai che Geco, per sua natura, vuole il caldo. Bipede e mami del Geco non può assolutamente mancare a caldo, di conseguenza l'idea della neve, della montagna d'inverno non è che proprio a noi ispiri, giusto per andare a prenderci una bella tazza di vin brûlé, ad esempio, quello magari sì. Magari una bella raclette, che non è proprio un piatto italiano e valdostano, ma è più un piatto in effetti derivante dalla Svizzera francese, fondamentalmente, perché è proprio una forma, però deriva dalla fontina, che è assolutamente nostra. È proprio un macchinario che sembra una roba strana, sembra come versare del vino, un macchinario dove metti la tua bella forma di fontina, una sorta di piastra sopra tipo toast la fa fondere e tu a un certo punto ribalti sulle patate lesse questa squisitezza. Mamma mia. Questa è la raclette. Hai capito? Poi dice che ha voglia a camminare in montagna. Esatto, ha voglia a smaltire. Dice, quanto ci fai con un piatto di questa? Allora, prepara la coda al Gechino, facciamo la nostra prima pausa con Demis Asia per il nostro Gechino. No, fermati Geco, fermati. Noi ci sentiamo tra 3 minuti e mezzo, Asia, per noi, per il nostro amico e per una è un posto magico. Ricordo il tempo quando eravamo io e te. Si vede tutta la città. Bastava niente per star bene, per sorridere. C'è un'aria gelida. Avevamo in testa solo 1000 grandi sogni. Ma io mi sento in Africa. Il futuro insieme è solo illusioni. Io qui ci vivo ormai. Non c'è nessuno che mi mette nei guai. Riesco a raggiungere con un pensiero qualsiasi cosa che voglio da te. E non c'è niente che mi fermerà. Asia, dove sei? Ti sento nel vento e ti sento accanto a me. Asia, non ci sei. Tu lo sai che io vorrei riaverti un istante. Asia, sembra una favola, invece tutta verità. Questa mia immagine vorrei averla proprio qua, per respirare un po' di te, per riscoprire un senso che non sento più da un po'. Fare l'amore con te è stato magico. Asia, dove sei? Ti sento nel vento e ti sento accanto a me. Asia, non ci sei. Tu lo sai che io vorrei riaverti un istante. Asia, ricordi il tempo quando eravamo io e te. Bastava niente per star bene, per sorridere. Avevamo in testa solo 1000 grandi sogni. Parole di un futuro insieme, solo illusioni. Ricordo ancora i tuoi occhi, la tua pelle, il tuo odore. In quel tempo il desiderio lo chiamavo amore. Ore passate insieme erano magia, ma tu adesso sei solo fantasia. Asia, Asia, non ci sei. Tu lo sai che io vorrei riaverti un istante. Asia, io sono qua e vivo ancora i miei 1000 sogni, lasciati indietro da troppe Asia, illusioni. Ho il tuo ricordo che mi brucia, brucia fuoco dentro. Mi hai lasciato il segno come succede.
sei solo fantasia. Turista fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Vacanze. Vacanza alla radio, soltanto per te, in compagnia di Gianluigi Leone. Eccoci qua, ciao a tutti gli ascoltatori. Bentornati in diretta, dicevo appunto con Gianluigi, Radio Vacanze e Maria Grazia Sartirana, blog di Cose della Vita. Vi ricordo il suo sito, anzi dillo tu il tuo sito perché sembra che ti faccia lo spot. Ah beh, non è mica male come idea, hai detto ogni tanto fermarsi e far lavorare gli altri non è mica male. Comunque, buonasera a tutti. Geco, Gaudenzio, Goditi la vita, Epipede, Maria Grazia Sartirana, li trovate tutti su www.goditilavita.it. Siamo anche presenti come Goditi la vita 2557 Instagram, Facebook, ancora goditilavita.it. Cosa proponiamo? Oltre a tutto quello che è radio vacanze, quindi vacanze, anche biglietteria, teatro, concerto, mostre, perché no, in questo periodo tutte online, e tutta una serie di servizi, di perché, di relazionali, di dove siamo stati, perché è meglio che ci andate anche voi. Insomma, venite a scoprirci, www.goditilavita.it. Meglio di così, ma ho fatto anche la rima. Hai fatto anche la rima, sì, hai fatto anche grande. La rima, bravo, intanto, grandi che intanto siamo. Enrico ci manda i saluti, dice io in montagna, Bianco, alla grande, lui è montanaro, le scalate. E lui sì, io un po' meno, un po' sono pigrotta veramente tanto, un po' il freddo veramente per me la fa da padrone. Ma che scherziamo, freddo, ci mancherebbe altro, poi dopo tocca ricorrere alle cure di Pino, vi ricordo che... esatto. Avremo quasi 5 minuti, 4 minuti e 57 secondi per parlare dei vini della Val d'Aosta. Dunque, anche Vino stasera veramente ci ha dato il massimo. No, vabbè, parliamo prima di qualcosa altro. Certo, ma perché tanto per intavolare il discorso vino dopo il formaggio con le patate lesse, c'era ad esempio un alpinista inglese dell'epoca vittoriana. Un certo Edward Whymper, non mi dispiace, io la pronuncia inglese sono un vero disastro, ma fatto sta che questo descrisse un curioso fenomeno alpino, l'evaporazione del vino in montagna. Oh. Era una cosa strana perché diceva che lui facendo escursioni, chissà perché, trovava, riempiva questo otre di vino, lo metteva tranquillamente ovviamente appeso alle finestre piuttosto che alle porte per il mattino dopo, e il mattino dopo ne trovava un quarto in meno. Stranamente in alta montagna evaporava il vino. C'è chi dice che era proprio per questo fenomeno che si doveva alla secchezza dell'aria. La cosa strana è che quando lui usava questa bisaccia come cuscino non evaporava niente. Ah, ecco, andiamo bene. Quindi a voi il pensare se fosse i portatori avevano un po' di, come dire, sete alternativa. Allora, intanto io voglio segnalare un bellissimo libro che è di Vincenzo Gorris, racconta la storia di questo ragazzo. Zio, che hai fatto? Sei andato in cantina che ti sento battato, zio. Ecco, sono qui. Ti dicevo, no, ero distratto un po' dalle vicende qua della storia. Il pane del Fante, scritto da Vincenzina Gorris, che è la figlia appunto di Vincenzo Gorris, questo
alpino valdostano che ha combattuto nella Grande Guerra. Vi segnalo questo libro perché racconta veramente la storia di Momo ed è molto particolare, perché la figlia ha raccontato tutto del papà, della vita da soldato dalla Val d'Aosta fino a là, ha raccontato addirittura quando il papà con i suoi amici sono andati per bordelli. Pensa te. Pensa che roba. È una cosa particolare. Grande Vincenzina, un abbraccio squisito a questa donna. Allora, tornando alla nostra Val d'Aosta, perché ovviamente... Val d'Aosta, tu zio lo saprai meglio di me, è il campo di battaglia più alto d'Europa. Il Monte Bianco fu proprio il territorio di battaglia ubicato più alto in tutta Europa e fu teatro di due battaglie. La prima a Rifugio Torino e poi a Coldomidi, tra la resistenza valdostana, francesi e i fascisti. Questo è quello che si narra e si racconta. Purtroppo ogni paese c'ha i suoi difetti. La Francia c'è i francesi, noi ci abbiamo avuto quell'altro. Ognuno c'ha i suoi. Alla fine la storia si rincorre sempre con alcuni personaggi. Questo è. Allora, io intanto voglio parlarti invece, portarti della quella più bella, no? Perché molti non sanno, ma la Val d'Aosta è piena anche di reperti romani, tipo l'Arco d'Augusto, la Porta Petronia da visitare, e poi la pila, niente da dire, la collegiata dei Santi Pietro e Orso, l'area magnetica di San Martino non l'ho mai capito, il Museo Archeologico Regionale di Aosta, la Cattedrale di Santa Maria dell'Assunta e ovviamente il grande parco, perché voglio dire, che io voglio dire. Certo. Poi vabbè, tornando agli sport invernali, ricordiamo che Aosta anche ci si può arrivare tranquillamente in pullman o con altri mezzi, mollar lì la macchina e la cabinovia di Pila ti porta tranquillamente sulle piste da meno faticose, quindi adatte a tutti, a anche piste di un certo tipo, di un certo livello. Quindi diciamo che è una località che si può raggiungere davvero con molta, molta facilità. No, ma sicuramente poi sono molto attrezzati, adesso a parte tutto, no? Ma sono, certo. insomma, gente che con la neve ci vive, ci combatte tutti i giorni. Sono attrezzatissimi su questo, insomma, non è che ci poi vuole... è un paesaggio i tre giganti delle Alpi, non dimentichiamo che Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso sono proprio là. I tre giganti, tutti là. Tutti là, ecco, sì. Ci sono tante belle cose in quello che è la regione di Aosta, però la particolarità è che insieme al Molise sono le uniche due regioni d'Italia che non hanno, siti UNESCO. Peccato, perché onestamente ce n'è di roba. Vedi. Nonostante tutto, infatti, Val d'Aosta e insieme al Molise non ha alcun territorio patrimonio dell'UNESCO, nonostante, ha due borghi più belli d'Italia, ma niente patrimonio dell'UNESCO. Va a capire. In cui uno dei borghi più belli d'Italia è proprio il forte di Barba, che è veramente una fortificazione che merita soltanto quello una gran passeggiata, è tutta quanta a scale, quindi chi pensa di doverlo fare si animi di pazienza. Per arrivare su sono tutte scaline. Non mi ricordo quanti sono, ma sono parecchi, sono palanche. Sì, assolutamente sì, è molto lungo come percorso, ci si arriva tranquillamente, se non mi ricordo male, quando la feci io, ci impiegai più o meno un'oretta e un quarto, ma all'epoca ero di ben altra, corporatura, di ben altro allenamento. Vabbè, insomma, bisogna pur dirlo, però vale la pena, perché poi è uno dei forti più alti del mondo, insomma, in quelle condizioni, Assolutamente sì. C'è da dire che peraltro fu anche sede del film, di uno dei film degli Avengers, forte. Già, vero. Infatti molti non lo sanno, ma in tanti posti d'Italia abbiamo preso la Val d'Aosta, ma il nostro paese si presta parecchio a queste opportunità del cinema, insomma. Cinematografia, sì, assolutamente. Ringraziando Dio, insomma, non ci manca le bellezze. Poi adesso non so quale sia il più lungo attuale, ma comunque abbiamo anche un patrimonio, secondo me, di architettura moderna e funzionale, che è il traforo del Monte Bianco, che fino a pochi anni fa è stato uno dei più lunghi al mondo. Collega Courmayeur a Chamonix ed è lungo, ai giorni nostri, 11,6 chilometri.
Ora non so quale sia il più lungo in questo momento, quindi nel 2021, ma fino a pochi anni fa era il più lungo del mondo. Vedi, ce ne sono veramente tanti qui nella mia scaletta che mi sono messo, mamma mia quanta roba. Che ce n'è da vedere, ma sì, infatti ce n'è come il giardino botanico più alto d'Europa, perché dovunque sia c'è la Val d'Aosta, comunque è vero, è il territorio piccolo, ma è il più in alto, è più in alto. Quindi il giardino alpino Sausurea, che raccoglie e valorizza le specie naturali della flora caratteristica del Monte Bianco. Pensate, un giardino botanico a 2175 metri. Vedi, comunque ne sanno, vedi, non dire che la Tour, le cascate del Road Tour del Lago d'Arpi, ammazza, per pronunciarlo ci vuole veramente. Sì, ora ci scuseranno i valdostani per la nostra pessima pronuncia, ma qua non si capisce se sia italiano, valdostano, francese, svizzero, beccateci così come siamo. Sì, perché onestamente poi c'è questo miscuglio, no? Tra il francese, poi tra il francese e il piemontese, ce n'è insomma da tirarne fuori come lingua, ma comunque è una cosa che mi fa piacere notare. Se ci fai caso, nonostante le sue bellezze, e non sono da poco, è meno reclamizzata delle valli del Trentino, del Triveneto. Ma te sei mai chiesta perché? Sinceramente questo è vero, sembra vivere davvero di vita propria, nel senso, sembra anche un po' come dire, noi diremo con la puzza sul naso, nel senso, noi siamo qui, se volete veniteci a provare. In effetti non ho mai visto grandi pubblicizzazioni del territorio, grandi operazioni di marketing per questo territorio, un po' perché è anche vero che per lo sciatore, per tutte quelle che sono gli sport invernali o anche naturalistici, è vero. Meno casino c'è, meglio è, in poche parole. Esatto, soprattutto proprio per la tranquillità. Quindi, però è vero, ha sempre avuto meno visibilità, visibilità a livello proprio mediatico. Io penso che se vanno a cercare una trasmissione radiofonica che parla per circa un'ora della Val d'Aosta, non credo che la trovano. No, direi proprio di no. E allora approfittiamone, perché noi bene o male, insomma, voglio dire, no? Mi sappiamo. Poi abbiamo anche un'altra eccellenza di animale, giusto perché Gecchino giustamente mi fa segno di sì con la testa, dice tu non parli mai del nostro regno animale. Ecco, allora, il San Bernardo. Il San Bernardo è una razza canina proprio allevata nel colle del San Bernardo. Nell'ospizio posto sullo storico colle del San Bernardo, tra Svizzera e Italia, fin dal X secolo venne allevata questa razza canina, il San Bernardo. Questo cagnolone bellissimo, grandissimo e, come dire, tutto morbidoso, che siamo abituati a vederlo rappresentato sempre con la fiaschetta, con la croce rossa e la fiaschetta di brandy per chi nella neve si surgela sostanzialmente. Ci metti anche poco. Ricordate, sì, in realtà la loro, esatto, perché la loro stazza come cani è talmente grossa e puffosa che in realtà viene proprio usato per tracciare proprio sentieri nella neve. Questo è proprio il loro motivo, modo. Cioè, ci mancherebbe altro. Allora, intanto noi ci sentiamo Gaia Gentile, Passor, e poi torniamo prima di lanciare Pino Forestiero, d'accordo? Allora, va Gaia benissimo. Gentile, ciao. Passor, e ci sentiamo tra poco. A dopo, ciao. Non credo di essere brava a scrivere canzoni, forse me la cavo con un nai nai na. Ti ricordi quando hai scritto una canzone dedicandomi nai nai na? L'ho fatto solo immaginando quel momento di passione mentre urlavo nai nai na. Tutto finisce, si disperde, resta solo nai nai na. Bisogna essere inquadrati, per favore scatta meglio questa foto. Ma che cretina, mi sono sforzata di piacere sempre a tutti e mai a me per prima. Viva gli haters, viva i leoni da tastiera che sta sempre a scrivere nai nai na. È brutto vivere aspettando una rivincita, la mia password nai nai nai. Nai nai nai, nai nai nai, nai nai nai, nai. Nai nai nai,
mai dire mai. Tu provi a organizzare la tua vita, ma ti sfugge tra le dita un imprevisto. Ti può mettere la corona, ma non sei tu il protagonista. Quindi rallenta, goditi il momento e tieni il tempo. Nai, nai, ma siamo tutti uguali, ricchi, poveri e cattivi. La mia passione, nai, nai. Ballare. La testa brucia, la puoi staccare, sotto il sole aperti le parole, siamo tutte anime, un po' meno sole. La mia password. Nai, nai, nai. Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata che frega turno delle date. Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo, Radio Vacanze. Quella lì è! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E bentornati in diretta con Gianluigi Radio Vacanze. Mi diceva Enrico, il nostro fonico dalla grande regia, dice guarda che Luigi è San Bernardo, è anche un cane da guardia. Effettivamente ha ragione, mi ricordo un mio carissimo amico Massimo Innocenti che aveva un cane da guardia che era proprio un San Bernardo qui nella sua casa al mare ad Ostia. Ovviamente potete immaginare un cane di quello mole, che erano quasi 80 kg di cane, nella sabbia del mare di Ostia, insomma era un po' fuori luogo, però va bene. E pronti, rieccoci qua in linea, ciao a tutti, bentornati, ben rivisitati, benvenuti, insomma stasera va così, prendetemi così, stasera sono tranquillina, come si suol dire. Meno dai, male, facciamo pensa, una cosa che... pensa quando pensa pompi un po' con quel velosone. insomma, dicevo questo, Enrico mi diceva, sai che è in realtà anche un cane da guardia il San Bernardo. Ma sì, è vero, assolutamente. Ma solo di un'affettuosità con i bambini, vabbè, io me lo ricordo con Alessandro, mio figlio, che appunto andavamo a casa di questo amico alla Ostia, ed era paradossale vedere questo San Bernardo di 80 kg che ha messo un pare in mezzo alla sabbia. Mamma mia, prendeva la sabbia come la neve. Sì, era una cosa incredibile però. Allora, tornando ad Ostia, c'era una parte che non avevo saltato che volevo condividere con te. Vediamo, poi te ne condivido un altro anch'io. Dopodiché, verso la fine do una chicca al nostro bravissimo sommelier, vediamo cosa consiglia con questa cosa. Ma prima dimmi. L'osservatorio astronomico, ci eravamo dimenticati, ragazza. Caspita. Perdonateci, eravamo talmente presi dalle bellezze che mi era sfuggito di segnalarvi che inaugurato nel 2003 questo osservatorio astronomico di San Bartolomé, tanto francese non è mio forte. Ragazzi, infatti è una cosa che ognuno c'ha il vizio suo, io l'inglese, tu francese. Come sai bene, qua si parla solo l'italiano e forse il milanese, no? Anzi, il milanese sicuramente, forse l'italiano abbiamo ancora qualche problema per configurarsi con le altre lingue. No, mi fa piacere che ha uno specchio di 250 mm, dunque
sono, è veramente enorme, cioè, voglio dire, caspita, madonna, guarda, veramente non vi perdete l'osservatorio astronomico a San Bartolomé, perché vale veramente la pena, anche perché, insomma, voglio dire, un osservatorio a quell'altezza, voglio dire, con quella intensità di cielo, la bassa, il basso inquinamento ambientale della luce, no? Ce n'è veramente se non vediamo le stelle lì, quando riusciremo mai a vederle? Quando sicuramente quando arriva il Guidano. Noi a Milano no. Noi a Milano non le vediamo proprio più le stelle. Devo veramente andarmele a cercare. Ti dirò, zio, c'è anche, come dire, una cosa che quasi tutti noi utilizziamo sostanzialmente tutti i giorni senza sapere che l'inventore di questo attrezzo aveva origine valdostane, poi si si incruda la lingua, andò in Francia fondamentalmente, ma l'inventore della penna Bic, Marcel Bic, è di origine valdostane. Pensa un po'. Tutti quanti quelli che scrivono, no? Voglio dire, stanno... Hai capito, è una cosa che utilizziamo praticamente tutti in qualsiasi momento della giornata, ed è la cosa che veramente trovi in giro ovunque, la penna Bic. Marcel Bic ha origini valdostane, pensa, questa cosa. E ne abbiamo trovato poi, dimmi. Esatto, e poi avete mai fatto caso che la maggior parte dei paesi in Aosta ha in realtà, i tetti sono fatti con una pietra particolare, una pietra scura, una pietra che sembra davvero un foglio fondamentalmente, si chiama la losa. È una pietra utilizzata proprio per le tegole delle abitazioni. Allora, venne usata, pensa che il loro utilizzo era proprio prescritto per legge, e a partire dal 2012 è obbligo previsto solo per i centri storici. Ah, ecco, ma non può essere anche per il fatto che magari, no, diciamo, rispetto alla neve, magari la faccia scivolare via. Che non esattamente, esattamente. Cerca di non far attaccare proprio la neve. È proprio questa pietra che sembra proprio le case di pietra, proprio fondamentalmente, viene messa proprio come copertura. Le cosiddette tegole valdostane, che in effetti vanno con la losa, e dalle lose, le tegole valdostane, passiamo alle tegole valdostane, che sono un tipico biscotto della cucina valdostana. Eccolo là. E qua adesso chiedo al buon Pino che cosa ci abbiniamo con le tegole valdostane. E vediamo, perché come sai, lui, no, tirerà fuori sicuramente qualcosa dal cilindro, poco ma è sicuro, capito? Ne vale veramente la pena. Allora, io direi volevo parlare anche di una cosa: il parco faunistico e il castello di Introd. Questo non lo sapevo. Questo è carino, perché i castelli valdostani sono un altro gran percorso. Passi per la Gloria Baltica, quella roba lì, capito? I grandi goli, torrenti, perché sicuramente non manca, diciamo, lo spettacolo. Questo sarebbe carino anche farla in moto, per i motociclisti sarebbe veramente qualcosa di particolare, secondo me. Ecco, potrebbe essere un'idea anche da lanciare per i nostri motociclisti, che so che sono tanti, e perché no, attraverso le varie strade, stradine, curve, corvette, alla scoperta di queste cose, esatto, queste maniere. Perché poi, come si dice, su questo ponte, questo bellissimo parco, ti arrivi praticamente ai piedi del Monte Bianco, hai una visibilità veramente fantastica. Io credo che comunque chi vada in Val d'Aosta principalmente lo deve fare per la natura, perché la natura assolutamente è normale, a prescindere da Courmayeur, no, che magari è la città principale più attrattiva, ma se ti perdi un attimo, che esci, ecco, in questi posti, magari con la dovuta accortezza, specialmente in questo periodo, visto che quest'anno gli ha regalato veramente tanta neve, bisogna starci un po' attenti, ma godere di questi paesaggi, secondo me, ha il suo perché. Sicuramente vale la pena di fare questi chilometri. Dimmi. Una delle attrazioni principali di Aosta, proprio città, che ovviamente quest'anno e chissà 2021 se si riuscirà a fare, ma la Fiera di Sant'Urso, è proprio una fiera che si svolge ogni anno ad Aosta.
direi che ha proprio delle origini molto antiche, perché attorno all'anno 1000, oggi è proprio una bella fiera di arte, costume, mercato, enogastronomia, balzane, eccetera, e direi che vale la pena di essere vista nel momento in cui la rifaranno. Ovviamente l'anno scorso è saltata, speriamo che quest'anno si riesca a fare. Speriamo proprio di sì. Allora, io volevo metterti una cosa molto molto carina, come il nostro amico, vabbè, volevo mettere la nostra sigla, che qui non abbiamo messo stasera. Oh, ragazzi, Davide, non c'è la nostra scritta? Davide De Marini, mi sono rotto io, no? È la nostra sigla ormai, ma è la sigla mi sa di tanti, in questo momento. Mi sa di tanti. Allora, a tra poco con Maria Grazia Sartirana e Gianluigi, La Vacanza alla Radio, per i saluti finali e poi la degustazione di i vini di Pino. A tra poco, intanto noi ci siamo. Ciao, detti, a dopo. Ciao. Non so come dirvelo, ma le punta di piedi. Ma che cosa? Si sente nell'aria uno strano blues, io mi si arrizzano i peli. Cioè, ancora ci spero di poter uscire, che andrà tutto bene. Però nel frattempo qualcosa non torna, un pensiero mi viene. Anche me. Mascherine a distanza e tamponi, c'è tutti i virologi e tutti i dottori. La curva che sale e che scende, il DPCM e i suoi coprifuochi. Praticamente... mi sono rotto i coglioni. Tantissimo, mi sono rotto i coglioni. Due belle così. Il ristorante, c'è gel, i negozianti, autocertifici, tutti i baristi, tutti i tassisti, i camerieri, la Madonna, tutti gli attori, e gli attrezzisti, e gli stilisti, tutte le scuole e le palestre, e i musicisti, tutte chiuse. Ionizza e genizza il locale, le mani, stasera mi impasto la pizza. Senza accusare nessuno, scusate lo sfogo, mi sembra opportuno. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni. Fare sua carta. Mi sono rotto i coglioni. E praticamente, no? Se avete presente sotto cos'è che si trova, da dove arriva, quanto rimane in treno, in metro, gli piace viaggiare, fa finta di niente in mezzo alla gente, ma te ne devi andare. Allora prendeva sempre il dritto, poi volte destra, volte le valle, praticamente mi sono rotto, capito, ci siamo rotti i coglioni, secondo me tutti, oh, che male forte, oh, la miseria. Non so come dirvelo, vado in punta di piedi, ma sento il bisogno di ringraziare dottori e infermieri che sono tra noi, nei corridoi, in tutti i reparti, perché siete voi i nostri eroi. E le gioie. Vacanze. Il viaggio alla scoperta del vino italiano e delle sue denominazioni ci porta oggi in Valle d'Aosta, la più piccola regione d'Italia, posta all'estremità nord-occidentale della penisola, al confine tra Francia e Svizzera. La Valle d'Aosta è costellata da vette maestose, fra cui troviamo le cime più alte delle Alpi, come il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e Sua Maestà il Monte Bianco, che con i suoi 4.810 metri è il tetto del vecchio continente, cioè la vetta più alta d'Europa. Se guardiamo bene la conformazione geografica della Val d'Aosta, possiamo capire subito che in questa regione è difficile fare vino. La Dora Baltea, il fiume che attraversa la regione da ovest ad est, con la sua valle dà un piccolo aiuto all'agricoltura e alla produzione di vino, ma questo non basta. Infatti l'uomo nei secoli ha dovuto fare uno sforzo collettivo per risolvere il problema della sussistenza e della possibilità di radicarsi in un ambiente sfavorevole come quello della montagna, creando terrazzamenti. Questo processo di modificazione dei versanti, grazie anche agli ordini religiosi e alle comunità monastiche, ha creato limitate superfici pianeggianti e sfruttate esposizioni favorevoli, permettendo lo sviluppo di un'agricoltura di montagna che a sua volta ha legato alla comunità più o meno numerose ai propri territori.
In questa regione la produzione vinicola è dislocata su 400 ettari, suddivisi in appezzamenti di piccolissime dimensioni, che hanno fruttato nell'anno 2020 solo 17.000 ettolitri di vino, una produzione limitatissima se confrontata con il dato nazionale di circa 46 milioni e mezzo di ettolitri. Le caratteristiche di queste terre sono talmente particolari che non sono state divise in zone specifiche alle quali corrispondono denominazioni. La DOC è solo una e prende il nome della regione. Però possiamo comunque individuare due zone di produzione, prendendo come riferimento il fiume Dora Baltea. Il versante a nord, chiamato Adre, ha un'esposizione migliore verso il sole. Su questo versante i raggi solari colpiscono il terreno con un'inclinazione che può raggiungere i 90 gradi e il potere calorifico del sole è quindi molto elevato e consente il precoce scioglimento delle nevi. Il versante a sud del fiume, invece chiamato Amber, ha un'esposizione meno favorevole. Su questo versante i raggi solari colpiscono il terreno con un'inclinazione molto bassa, arrivando fino a essere paralleli al suolo stesso. Questa bassa inclinazione riduce di molto il potere calorifico del sole e consente in queste aree il permanere della neve sul terreno per un tempo molto maggiore. Questi due versanti sono stati divisi in 7 menzioni geografiche che indicano la provenienza dei vini. Le menzioni prendono il nome dai comuni e sono Arnay-Montjovet, Blandémorges de la Salle, Schönbarv, Dunat, Amfert-Bavier, Nieu e Thorette. La Valle d'Aosta è una regione prevalentemente basata su un'agricoltura eroica e sfrutta i vitigni autoctoni presenti sul territorio, affiancati da alcuni introdotti dalle regioni limitrofe. Tra i vitigni bianchi autoctoni più famosi abbiamo il Prie Blanc e il Petit Arven, che si sono adattati nel tempo ad essere coltivati a quote molto elevate, tra gli 800 e i 1000 metri, e che regalano vini con sentori agrumati di frutta a polpa bianca e di mandorla. Ci sono poi lo Schönbarv Muscat e il Muscat Petit Grand, che danno vini con ottimi sentori di rosa e frutta a polpa gialla, arricchiti da sentori vegetali e balsamici caratteristici come la salvia e il timo. Nelle versioni dolci spesso questi vitigni vengono prodotti con la tecnica degli Ice Wine, cioè i grappoli vengono lasciati appassire sulla pianta e raccolti nel mese di gennaio all'alba, quando la temperatura scende a 7-10 gradi sotto lo zero, in modo da poter estrarre unicamente il mosto degli acini più maturi. Tra i vitigni rossi autoctoni più famosi abbiamo il Picotendro, il nome con cui era conosciuto il nebbiolo già nel Medioevo, il Petit Rouge, il Néré, il Cornelan, il Maiolet, il Vuillermat e il Fumat, che danno vita a vini altamente guidativi e di lunga vita, con profumi intensi di frutti di bosco e marasca, arricchiti da note balsamiche, di cuoio, tabacco e frutta secca. Ottimi da abbinare a gnocchi alla fontina, Sud-Paisien, ai formaggi tipici come il formaggio fresco, ai salumi e in particolare all'Art Barnard. Si accostano piacevolmente anche alla fonduta valdostana, alla polenta grassa e alla costoletta alla valdostana e fontina. Vacanze. Vacanze alla radio, soltanto per te, in compagnia di Gianluigi Leone. E bentornati in diretta. Come sentite, la regia sta chiamando Maria Grazia. Pronti, rieccoci tutti quanti qua. Sì, noi tutti insieme. Allora facciamo i saluti a Riccardo Gametti, il nostro amico. Ciao che Riccardo, si degli alberghi, Enrico, ma prima di questo, giustamente perché i nostri ascoltatori interagiscono con noi e ci scrivono e ci correggono anche le castronate che ogni tanto spariamo in radio, tipo le mie che non mi veniva. Cos'era la pietra, la tegola? E è una tegola di Ardesia, cioè la pietra usata è Ardesia. Grazie per avermelo ricordato il messaggio. Questo era. Siamo seguiti, non ci lasciano niente. Allora, assolutamente. Ci mancherebbe. Allora,
dobbiamo salutare Edoardo, Enrico, scusami, Enrico giustamente, il nostro amico Riccardo, Francesca, Carlotta, tutti questi amici che con noi danno la possibilità di esistere a Radio Vacanze, no? Che dici? Assolutamente. Ragazzi, se non ci siete voi e tutti quanti gli ascoltatori, ovviamente noi non ci saremmo. Ma ormai quindi siamo... grazie ancora per gli ascolti. Esatto, e poi i colleghi agenti di viaggio, insomma, ce ne saranno poi. Ricordiamo che dal giorno 8 di febbraio ci saranno grandi rivoluzioni, Certo, certo, perché il palinsesto è ovviamente implementato di volta in volta, abbiamo ancora spazi, per cui io lo dico così, chi vuole avere uno spazio in Radio Vacanze stia affretti, perché gli spazi stanno finendo, sì, e quindi sì. Diventiamo grandi tutti insieme, quasi, forza, quasi come Gigi. No, vabbè, era per appunto perché ce ne vuole ancora, ce ne vuole ancora, sì, no, ma era anche per appunto dire che noi il 3 di febbraio, il 3 febbraio faremo degli aggiustamenti e prepareremo il nuovo palinsesto con l'aiuto della Media Stream di Fabrizio, che è quello che cura Radio Vacanze dalla parte informatica, insomma ci dà una mano col programma MB Studio Live. Certo, allora, certo. Vediamo un po', io tanto scritto al direttore Mega Cavalatti cosa c'è stasera. Hai sentito quanta roba Pino ci ha raccontato? Ma te l'aspettavi? Porca miseria, ma tanto. Io vorrei tanto sapere, ma dove le va a pescare questo? Perché insomma, voglio dire, no? Beh, è Pino, e se vuoi avere un'indicazione giusta per un vino abbinato di un territorio o su un piatto che vuoi, chiama Pino. Chiama Pino e vedrai che non sbaglierai assolutamente abbinamento, né per temperature, né per modalità, né insomma, gustatevi i vini che consiglia Pino. E perché no? Andate sul sito Beer Import e lì troverete non solo vino, ma anche delle ottime birre. Io questo lo dico. Certo, ma la cosa salutiamo Paola, la titolare della Beer Import. No, Pino a breve anche lui farà un programma che si chiama I Calici di Pino. Il titolo è interno. Non a caso. Sì. Con questa come cosa, sempre, io per dare i titoli sono fatto apposta, no? Enrico Viaggio Estratto, della Gazzetta di Cotenzio, lui I Calici di Pino. Va bene. Ci fa piacere. E poi, non ultimo, grazie alla nostra amica Debora, che salutiamo, la nostra psicologa del turismo, il 17 di febbraio faremo partire Chiama Roma 4060, viaggi per singolo, incontriamoci in radio, e chi singolo voleva essere. Fantastico, che anche questa è una grande, scommessa sul turismo e un rilancio effettivamente per tutti quelli che sono single, ma perché no, quelli che si ritrovano ad essere single con magari bimbi da poter portare in vacanza, da poter comunque vedere e di avere quotazioni decisamente dedicate a loro. Esatto, e poi chi single voleva esserlo, ma in questo momento non lo è. Chissà che risate verranno fuori, no? Ci sarà da ridere. Vabbè, no? Tanto abbiamo la nostra psicologa che ci aiuterà, Debora, a capirlo. Allora, io ti direi di salutarci, ci sentiamo prossimamente. La prossima puntata portiamo i nostri amici, vediamo dove, perché non me lo ricordo più, non è vero, era un modo di dire. Allora, la prossima ma adesso puntata... voglio vedere chi scrive dov'era, che sono attenti, gli amici sono attenti, vanno a vedere il palinsesto pubblicato. Allora, la prossima settimana faremo Verona, Vicenza e Rovigo, andiamo in la città di Giulietta e Romeo, visto che ci avviciniamo alla mitica festa, e perché no, sembra fatta apposta. Saluti anche a Nicola, ai saluti anche a Nicola, che sta preparando anche lui cartoline da New York. Dunque ce ne fantastico sarà veramente di tutto, di più, e che non è una cosa da poco. Allora, senza regole qui a Vacanza alla Radio, intanto ti mando i miei saluti. Ciao! Ciao a tutti! Non abbiamo graffi sulla pelle, scriviamo le poesie sopra le note, pensieri come pattini a rotelle, la noia sale come un ascensore, e sopra il cuscino c'è la tua essenza, dai,
rimane ferma come una foto la tua presenza. Confonderò presente col passato e ricomincerò da capo scrivendoti tutta la notte. Che questo è un gioco senza regole. Anche quando piove, voglio volare in alto come un'astronave, perdere il tempo mentre la lancetta scorre e disegnare una poesia sopra le onde. Ehi, dammi la mano, facciamo un viaggio. Dai, destinazione dove non penso più. Confonderò presente col passato e ricomincerò da capo scrivendoti tutta la notte. Che questo è un gioco senza regole. Che questo è un gioco senza regole. Sfondiamo ogni distanza, chiusi in prigione senza condanna. Che questo è un gioco senza regole. Senza regole. Che questo è un gioco senza regole. Che questo è un gioco senza regole. Che questo è un gioco senza regole. Sfondiamo ogni distanza, chiusi in prigione senza condanna. Che questo è un gioco senza regole. E bentornati in diretta con Gianluigi Radio Vacanze. Direttore, buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori e a tutti i nostri amici che sono presenti lì in redazione con te. Stasera pure abbiamo avuto la compagnia di Fabio Jumbo Group. Sia pure virtualmente, chiaramente. Certamente, poi Enrico, ci sono tutti, insomma, ecco, siamo ripartiti alla grande. Allora, settimana è andata bene anche per te, perché noi in questa invece puntata abbiamo parlato della Val d'Aosta. Ma bellissima la Val d'Aosta, ovviamente è un sogno, diciamo, per gli sciatori, per gli amanti della montagna, ma non solo, per cui è una bellissima regione da assolutamente tenere presente nell'ambito di un'eventuale vacanza. Come no, io dico sempre, se arriva su Torino poi si noleggia un'auto oppure dei pullman che ti portano direttamente ad Aosta. Ed è chi vuole invece, insomma, con la sua macchina, ovviamente fa una bella passeggiata. Però dal punto di vista naturalistico il direttore non si può di niente come regione. No, ma assolutamente. Noi abbiamo tutto l'arco alpino e quindi anche quello, diciamo così, che condividiamo con la Francia, che è una risorsa naturalistica eccezionale. Quindi anche se diciamo non abbiamo velleità sciistiche, ma potremmo tranquillamente godere dell'amenità dei paesaggi e dei posti, essenzialmente. Ma io dico, sai che possono sciare in Francia e mangiare in Italia, perché gli conviene. Io sono d'accordo con te. Non avevo dubbi, dico che la cucina italiana per me non la batte nessuno, ma comunque. Perché? Vabbè, noi facciamo i campanilisti, però ci abbiamo ragione. Allora, come sempre, il tempo è tiranno, io ti lascio lo spazio per salutare e ovviamente lanciare la sigla. Certo, allora io ovviamente saluto tutti gli ascoltatori qui presenti che ci ascoltano, sono tantissimi e ovviamente vi ringrazio insieme con te. Saluto tutti coloro che sono intervenuti in trasmissione, sia presenti, diciamo così, virtualmente nella redazione che telefonicamente o comunque in videocollegamento. Saluto te naturalmente. Grazie, caro Gianluigi, e do appuntamento a tutti voi e a tutti noi quindi alla settimana prossima con la prossima puntata del programma. Sigla. Hai ascoltato
un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.